non lo getta fuori, sconvolgendo che una partita. Ti porta a valutare il secondo tempo del Napoli, che dopo un quarto d'ora ad inizio di ripresa, dove non ci ha capito nulla e il Catania poteva straripare, per mezz'ora ha comandato la partita, e sfido chiunque abbia visto l'incontro in televisione o direttamente lì al Massimi a dire il contrario. Pasquale Marino, è, come dire, una mancanza di attitudine al ruolo può generare degli interventi scomposti? Cioè, Santana ha potuto rimediare quei due gialli perché non era completamente padrone di quel ruolo? Ma non credo, secondo me sono casualità. Fra l'altro Santana nella Fiorentina ha fatto parecchie volte la mezzala in un centrocampo a tre, per cui qualche attitudine anche a fare il mediano magari ci sta. Però quello che voglio dire, probabilmente quello che ha detto Malfitano su Zemail potrebbe essere anche una cosa vera, perché io l'ho allenato e magari tra una partita e l'altra mette più tempo a recuperare. Quindi potrebbe essere reale la richiesta in Zemail. E poi fra l'altro viene da un infortunio, quindi cominciare a giocare in maniera continua ogni tre giorni può essere veramente pericoloso per un giocatore che non è al massimo della condizione, che è stato qualche settimana fermo. Anche Mazzarri, perché non l'ha detto a un certo punto, quando c'è questo piccolo contrasto, dice: ragazzi, avrei fatto giocare Zamelli, ma non stava bene, mi ha chiesto di non giocare, ho fatto giocare Santana. Non era meglio dirlo, scusate se è vero questa cosa. Ma può darsi che non l'ha chiesto, ma può darsi... Non in maniera ufficiale, ma è uscita. Però, perdonatemi, forse ho visto un'altra partita. Visto un'altra partita. Sbaglio o Zemaili ha giocato? Il problema è questo. Allora, Carlo ha detto giustamente, il Napoli ha fatto un meraviglioso secondo tempo, ma non è meglio farli prima i secondi tempi? Mi spiego. Io ho un concetto particolare di turnover, poi casomai affidiamo questa riflessione al vento, ma soprattutto a Pasquale Marino, che fra di noi quello che di calcio ne capisce di più. Grazie. Secondo me il turnover dovrebbe essere... Povero Scarlato, ti ha guardato in cagnisco. La più esperienza in mista. Ti ha guardato in cagnisco. No, mancherebbe altro. Turnover dovrebbe essere vincere una partita nel primo tempo con il maggior numero di titolari possibili, vincere, piantare la bandiera. E poi difenderla nella ripresa. Fare il contrario non ha senso, anche perché comunque quei titolari che Mazzarri molto spesso pensa di risparmiare, poi è costretto a farli giocare quando è troppo tardi nel secondo tempo. Allora vinciamo queste partite e poi il turnover casomai lo facciamo dopo. Allora, questa era solo la prima parte di Goal Show. Tra poco apriremo il collegamento con la nostra redazione e vi regaleremo una maglietta del Napoli, un super palco. Poi con Luca Abete, che stasera è venuto a trovarci, ci occuperemo anche del caos biglietti in occasione della vendita dei biglietti allo stadio San Paolo per Bayern Monaco-Napoli e anche del tabellone al San Paolo di Napoli. Abbiamo tanti temi, ma soprattutto dopo la pubblicità torneremo con un argomento. Ma Walter Mazzarri, che non parla dopo Napoli-Udinese, non parla prima di Catania-Napoli e a Catania dice: avessi vinto non sarei venuto, veniva a Frustalupi. Sta diventando un po' Mourinho, si è murignizzato, è un po', diciamo così, la luce e i riflettori gli stanno facendo male? Lo cercheremo di scoprire tra poco. Pubblicità! E dopo sarà ancora Goal Show e sai cosa vedi. Eccoci qua, buonasera a tutti voi, come ogni lunedì sera in diretta dal Teatro San Nazaro, devo dire cornice straordinaria del Teatro San Nazaro. Il momento di aprire il collegamento con la nostra redazione. Buonasera Gigi Ermetto da Canale 9, ciao Gigi. Ciao Walter, buonasera a tutti. Ti do subito il sondaggio, vogliamo chiedere ai nostri telespettatori se è davvero così difficile tenere alta la concentrazione sia in campionato che Champions. Abbiamo annunciato il sondaggio già questa mattina, ebbene per il 60%, almeno per il momento, ci dicono i nostri telespettatori che è davvero difficile tenere alta la concentrazione in entrambe le competizioni, ma continuate naturalmente a dirci la vostra cliccando sul nostro sito, lo vedete in sovrimpressione www.9online.it, continuate anche a scriverci mail a goalshow@9online.it, anche questa sera alla mail numero 200 regaleremo una splendida maglietta del Napoli, eccola qui. La maglietta di Marek Hamsik, guardate l'email goalshow@9online.it, scriveteci in tanti e non solo, rivolgete le vostre domande al nostro super palco perché avremo modo naturalmente di interagire con voi. Ci vediamo dopo Gigi, buon lavoro. A fra poco. Allora, prima di salutare anche gli altri amici tanti che abbiamo in prima fila,
Io ci tengo subito a fare una puntualizzazione. Noi tra poco parleremo di Walter Mazzarri. Prima però di aprire a questo discorso, ci teniamo a ricordare che da questo palco abbiamo riconosciuto a Mazzarri di essere sicuramente tra gli allenatori più bravi d'Italia, forse in assoluto quello più bravo, di aver preso il Napoli in un momento molto difficile. Era il Napoli di Donadoni, quart'ultimo in classifica, averlo portato in Europa League e aver regalato nella passata stagione una stagione straordinaria a un'intera città. Poi però è arrivata la stagione della Champions e Mazzarri, già dopo Verona, col turnover di 7 uomini, non aveva gradito magari degli appunti, delle piccole critiche. E ognuno di noi che ha scelto di fare questo mestiere credo abbia il diritto, dovere, di poter fare degli appunti all'allenatore del Napoli, che evidentemente pensa di stare ancora a Reggio Calabria, a Livorno o a Genova. E invece forse non ha capito che è a Napoli, dove c'è una piazza esigente che può mugugnare anche di un pareggio a Cagliari, perché ci si aspetta molto, perché c'è un super presidente che ha investito 50 milioni di euro, perché ci si aspetta qualcosa in più del terzo posto. A onor del vero però il Napoli ha regalato serate straordinarie, battuto il Milan, battuto l'Inter a San Siro, non accadeva da tempo, una gara fantastica in Inghilterra all'esordio in Champions, le emozioni e la vittoria col Villarreal e con il Bayern. Bene, noi abbiamo detto tutto questo, abbiamo anche detto che forse ha sbagliato a Verona, che forse non bisognava perdere col Parma, che a Cagliari si poteva fare qualcosa in più e che non bisognava perdere evidentemente a Catania. Ce lo lasci Mazzarri, perché se dobbiamo venire qua e dire che siamo felici e che anche a Catania ha fatto benissimo, mi dispiace Walter, questo da questo palco non è possibile, perché altrimenti non so che cosa verremmo a fare. Marino, si è un po' murignizzato? Marino, scusami una cosa prima che tu parli. Facciamo un applauso al Walter, non sta sbagliando niente stasera. Non stai sbagliando nulla. Sei un po' murignizzato? La copertina di Sport Week che il mio amico Malfitano gli ha fatto troppa luce e gli ha dato alla testa? No, questo non credo, né credo che si sia murignizzato, perché la riterrebbe l'offesa più importante che gli si possa fare. Guarda, rifacendomi a quel bellissimo servizio che ha fatto Sport Week, copertina compresa, io ho notato una cosa, che né nelle fotografie né nel corso dell'intervista Mazzarri ci ha mai regalato un sorriso, e questo è un peccato da una città che ci ha abituato a sorridere sempre anche nei momenti più difficili. Mazzarri deve fare di tutto per non rendere poco simpatica questa squadra e questa città, perché c'è ben più di mezza Italia che la ama assolutamente. Allora io a Walter dico con assoluto affetto, Walter, ogni tanto ci sentiamo, ci incrociamo in qualche emittente, forse mercoledì prossimo, mi auguro, dopo un evento importante ci parleremo ancora con la stessa franchezza con cui io ti faccio i complimenti per quello che fai sul campo, che hai fatto sul campo, e condivido e sottoscrivo appieno quello che ha detto Walter. Però lasciaci la possibilità fraterna di dire che ogni tanto hai sbagliato. Tu, ripeto, devi andare davanti a quello specchio, guardare quel galantuomo che è dall'altra parte e chiedere: caro Walter, stiamo sbagliando qualcosa, dobbiamo ascoltare un po' di più gli altri. Lo farai perché sei un galantuomo e devi continuare a essere il galantuomo che sei stato fino adesso. Non devi essere ombroso, permaloso, piccato. Se hai qualcosa da dirlo, dillo. Non trincerarti dietro il silenzio, perché vogliamo capire, vogliamo capirti. Io sono assolutamente d'accordo, parleremo. Luca Pete, perché Mazzarri non parla? No, ma io dico perché non ride, ma io volevo dire, direttore, una cosa importante. C'è un allenatore del Napoli che io ricordo, ero un po' più, avevo i capelli allora, che era Ottavio Bianchi. Che non era non rideva mai, ma non rideva mai, anche lui. Però, lei, insomma, dovesse vincere Mazzarri lo scudetto come ha fatto Bianchi, che resti in silenzio fino a fine stagione. Per carità, faccia parlare il campo. Ridevano i risultati. Qualcosa e qualcuno che rideva. In questo momento i risultati sogghignano. E la gente di Napoli, il presidente del Napoli, le persone che amano il Napoli, in Italia tanti amano il Napoli perché è un patrimonio del calcio nazionale, non aspettano altro che sorridere e di dire al Napoli complimenti per magari quello che avete fatto questa sera. Da questa cosa. Beh, sicuramente, stavi dicendo di Bianchi, non era un capolavoro di simpatia, però insomma il risultato è arrivato. Se Mourinho è un qualcuno a cui si sta ispirando, speriamo che allora si ispiri anche con i risultati, perché insomma Napoli ha bisogno anche di questo, soprattutto di questo. Però secondo me va detto che
io parto da un altro punto di vista, non sono un tecnico, non sono uno che mastica calcio, però dico, comunque quello che sta vivendo il Napoli in questi anni è qualcosa di spettacolare, questa crescita, questo sviluppo comunque di questo sogno. Ovviamente ci sono le sconfitte che vanno giustamente criticate, però io da spettatore, devo dire la verità, quando vedo quello che succede a Napoli, il modo in cui la tifoseria vive questi momenti, secondo me è comunque una stagione importante. Tra l'altro c'è un campionato molto equilibrato, vedo che bastano poche vittorie per tornare su, c'è il rimpianto per i punti persi, però i punti che possono arrivare sono ancora tantissimi, quindi insomma criticare è giusto, come state facendo, però critiche costruttive. Critiche costruttive. La vetta è vicina. Fammi sentire Carlo Albino. Carlo, dopo Napoli-Udinese, proprio dinanzi a Sky, Mazzarri toglie l'auricolare, va via. Conferenza pre-Catania, non parla, parla a Catania e dici: avessi vinto non sarei venuto a parlare, ma avrei mandato Bigonno Frustalupi. Che succede a Mazzarri, Carlo? Ma succede che evidentemente il nervosismo ha avuto il sopravvento. Io credo che sia quanto mai stressante anche per un tecnico poco avvezzo alla doppia competizione come Mazzarri, perché anche Mazzarri, ricordiamo, è nuovo per quanto riguarda la Champions, abbia un po' destabilizzato lo stesso tecnico del Napoli. Io ti dico la verità, Walter. Sta subendo la pressione. Beh, non è facile essere in groppa a questo destriero che si chiama Napoli e a condurlo bene in campionato, in Champions League, come nello spirito di Mazzarri. Mazzarri, innanzitutto, io voglio dire, per come l'ho conosciuto io, Mazzarri è una persona molto sincera, e quindi quando esterna in questo modo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io spero che lui risolva questo problema. Cosa potrebbe esserci che non va? No, lui ha parlato anche di una mancanza di rispetto. Evidentemente lui soffre molto i 90 minuti della partita, spesse volte va incontro a cali di pressione. Prima di Catania però era venerdì, non c'era partita. E lui e non lui, si è presentato lui, in sala stampa. Lui l'ha fatto perché non voleva in quel momento intervenire e spiegare perché non aveva parlato la partita. Pasquale Marino, a fine partita un allenatore ha molte tensioni, può capitare che vada via e non voglia parlare perché è troppo teso e troppo nervoso? Io lo farei sempre, di andare via e non parlare, perché dopo che uno accumula la tensione del pre-partita, poi durante la partita insomma un pochettino c'è pure tensione, poi alla fine, poi fra l'altro siete in tanti, no? È un'altra partita quella, perché ci vuole un'ora d'attesa, magari quando le cose non vanno bene è ancora più difficile rispondere alle domande, poi ci sono a volte le domande in periodi negativi, pensi di... Non facili. Ti fanno la solita domanda, se non vai bene sei in discussione, pensi che tesonerano, cioè, queste sono le domande simpatiche. quelle più dolci. Del dopo partita, che quando uno perde, quindi si accumula la tensione, in certi periodi ci può stare che uno eviti magari per qualche volta di parlare, anche perché fra l'altro noi siamo quasi obbligati a parlare, perché insomma ci sono dei contratti Lega con le televisioni che si devono Ciccio che succede? Per cui sarà stato un caso, insomma. Un caso. Mazzarri sotto questo aspetto qui deve crescere, deve trovare molto più equilibrio di quello che non sta dimostrando proprio in alcuni momenti, e deve pensare anche un'altra cosa, che per andare poi alle televisioni dopo le partite ti pagano il triplo oggi, perché senza le televisioni, amici miei, non si guadagnerebbero le cifre che guadagnano chi fa questo mestiere. Ricordiamoci sempre che questo mestiere, da calciatore e da allenatore, è il miglior mestiere del mondo. Ma non solo perché viene retribuito nel modo in cui sei retribuito, ma perché fai il tuo lavoro, la passione, la cosa che aspiri di più a fare nella tua vita. Quanta gente vorrebbe fare delle cose e non ci riesce? Quindi lasciamo perdere i soldi. Sta ma la facendo passione, qualcosa di più grande rispetto quando lui, a quella... Quando lui dice... se non vado, preferisco pagare la multa, è sintomo di una situazione che non gli porta più l'equilibrio giusto. Un allenatore deve essere bravo tecnicamente, tatticamente, a far crescere la squadra, ma ad assumersi tante responsabilità e ad avere equilibrio nel bene e nel male. In questo Mazzarri deve crescere. Noi diciamo che Mazzarri è l'allenatore più bravo che c'è in Italia, io lo dico, perché dovunque non è stato, c'è dubbio. Dovunque è stato, non c'è dubbio. A Reggio, a Livorno, a Genova, a Napoli, non ha sbagliato un campionato. Però in questo senso, con le pressioni, con le attenzioni, con le situazioni che sta vivendo, stupende, perché la Champions League, ragazzi miei, soltanto a sentire quella musichetta stando in panchina
è una goduria immensa. È fantastico. Cioè... Forse si gode di più che non con la nostra cara amica qua. E tu che ne sai? No, scusami, aspetta Ciccio. Allora, no, lo sai? Allora. Ma tu che cosa ne sai? Allora, se mi dovessero dire, dimmi, per una sera, in panchina, vuoi stare in panchina con Napoli per sentire la scena? O con la Mercurio? Cara Mercurio, vado in campo, vado allo stadio. Mi stai sorprendendo. Vado allo stadio, accomodati.